Ci troviamo questa volta finalmente a fare per una bella novità una cosa tutta nuova, appena sbarcata in Italia. Questa è proprio la prima scatola che arriva. È l'ultimo nato della famiglia Fezzaudio, è l'Alfa Lupi, una cosa particolarissima. Comincio a buttarvi lì due parole. Un amplificatorino con le PCL86, push-pull, 10 watt per canale, giocattolino bellissimo, con un prezzo di listino sotto i 1000 euro. Quindi questa volta i signori di Fezzaudio si sono veramente sbattuti alla grande per riuscire a tirare fuori un prodotto europeo con caratteristiche comunque che sono quelle della linea Fezzaudio, quindi componentistiche di qualità, costruzione di livello e suono di conseguenza, senza farci rompere troppo il salvadanaio. Quindi una totale anteprima, lo apriamo insieme, è proprio il primo che arriva, vediamo un pochino cosa troviamo nella scatola. A me il taglierino, non indugiamo oltre, via il nastro, e eccoci qua, primo strato, ok, manuale, soliti guanti di cotone per maneggiarlo, direi che siamo nello standard. Andiamo avanti, togliamo la prima fetta di imballo. Wow, ce n'è di imballo. Bene, bene, questi possono viaggiare sicuri. E troviamo, come prima cosa, il coprivalvole, che vi ricordo, come su tutti i modelli Fezzaudio, è opzionale. Quindi se volete potete ordinarlo senza, se invece avete animali, bimbi o suocere che possono andare a mettervi le mani sulle valvole, vabbè, potete ordinarlo a parte e glielo applicate, si incastra facilmente. Andiamo oltre, qui abbiamo, ecco qui, il sacchettino antiumidità che va sempre bene, un cordone d'alimentazione, le due vitine, i piedini per il coprivalvole e le valvole. La cosa che vi voglio far notare è che queste valvole, sempre selezionate secondo gli standard Fezzaudio, sono valvole NOS di produzione polacca, molto belle tra l'altro come costruzione, molto molto belle. Ecco, la struttura della valvola PCL86 è molto particolare in quanto contiene una sezione di segnale e una sezione di potenza, quindi di fatto ogni valvola è un amplificatore audio completo. In questo progetto le sezioni di potenza vengono utilizzate a 2 a 2 in push-pull per lo stereo d'uscita e le sezioni di segnale vengono utilizzate rispettivamente come stadio di ingresso e come stadio sfasatore del nostro amplificatore. Ecco, ve le faccio vedere di nuovo da vicino, spero si veda bene. Polamp made in Poland, quindi non valvole cinesi o di strana provenienza, sempre come al solito selezionate e numerate per essere posizionate correttamente all'interno dell'amplificatore. Le mettiamo da parte perché adesso bisogna arrivare al piatto forte, cioè al nostro amplificatore. Caspiterina. Ta 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 ta. E pesa il piccolino. Quindi vuol dire che di alimentazione e di cacciavite e di trasformatori d'uscita anche se sono toroidali, quindi compatti, piccoli ed efficienti, ne hanno messi. Non hanno lesinato, guardate che carino, lo sto proprio svelando pezzo per pezzo, molto semplice, molto bello, però sempre con i tocchi Fezzaudio, i piedini con l'elastomero sotto, non li hanno dimenticati, bello il frontale è lucido con le serigrafie, con i nuovi caratteri corsivi e tutta la parte superiore invece è goffrata, quindi antigraffio, è praticamente indistruttibile. Eccolo qua, è molto compatto, è grande quanto il Miraceti piuttosto che non il Silver Luna, quindi un amplificatorino che va dappertutto. Gli mettiamo subito le sue valvoline.
Ecco qua, molto semplice, cominciamo dalla prima. Un amplificatore da 10 watt è poco più potente del Miraceti con le 300B. Ovviamente non si pretende dal PCL86 la raffinatezza di una 300B, però con questa configurazioncina in push-pull, che non è nuova perché ricordo parecchi amplificatori inglesi del passato, Audio Innovation e compagnia, che utilizzavano valvole simili e potenze di questo genere, ha una capacità di pilotaggio, una capacità dinamica veramente notevole, per cui di fatto si tratta di un amplificatorino con cui ci potete pilotare veramente un po' ogni cosa. Se avete un diffusore da 90 dB, fatevene una ragione, collegatevelo tranquillamente e finalmente godetevi il suono delle valvole come si deve. Eccolo qui che pian pianino componiamo anche la linea dei tubi. Ecco qua, con le sue quattro valvoline, semplicissimo, veramente minimale, è la fine del mondo da vedere, è veramente carino. Questo è la copertura dei tubi, la appoggiamo solo senza fermarla. Qui andrebbero avvitate le due vitine che abbiamo visto prima con i suoi due piedini, e così è in versione valvole coperte. Che dite? Io lo preferisco con le valvole all'aria. Sarà una mia fissazione, ma gli amplificatori a valvole vanno con le valvole a vista. Non c'è santo che tenga. Molto 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 carino. Il piccolino, l'Alfa Lupi, non ha predisposizione per telecomando. Non è possibile ordinarlo come optional. È proprio un apparecchio ridotto all'osso, proprio per privilegiare innanzitutto la qualità. Ecco, sacrificando magari questo piccolo dettaglio funzionale, però insomma, riuscire a far stare un Fez Audio in meno di 1000 euro è già un'impresa di per sé. Metterci dentro anche gli optional, beh, diventa veramente troppo. Vi ricordo che questi sono apparecchi costruiti interamente in Polonia con componentistica polacca, non con componentistica cinese. Se lo giriamo vediamo che la dotazione di connessioni è esattamente la stessa come quantità e come qualità degli altri modelli più costosi, per cui insomma, ecco, direi che è un grosso 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 affare. Parlavo, anzi veramente stavo scambiando dei messaggi con Maciej Lachowski, perdonatemi la pronuncia del polacco, probabilmente non sarà precisa, non sarà perfetta, la sera scorsa, e mi diceva che l'Alfa Lupi è probabilmente il loro amplificatore con il rapporto qualità-prezzo più alto, e questo mi fa trasalire, perché dopo aver ascoltato un Miraceti, dopo aver ascoltato un Titania, dopo aver ascoltato anche il piccolino Silver Luna, parlare di un rapporto prezzo-prestazione ancora più alto di questi apparecchi mi mette quasi paura, cioè non oso pensare a come possa suonare questo oggettino. Adesso magari lo proviamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Le valvole sono montate, io mi sposto, dietro di me c'è un Silver Luna, scolleghiamo i cavi e colleghiamo questo signore per sentire come agisce e come reagisce. Ok? Eccoci qua, praticamente in tempo reale. Impiantino minimale, media server, Alfa Lupi. dal più piccolo al più grande. Andiamo a prendere qualcosa di conosciuto senza strafare. Tanto per non sbagliarci, andiamo a prendere, ecco, una Eva Cassidy a caso. Fields of Gold, che conosciamo bene. E proprio qui è successo il patatrac. YouTube si è arrabbiato moltissimo perché ha sentito cantare Eva Cassidy in sottofondo e mi ha cassato l'intero video,
per violazioni di copyright. Stavo già aspettando gli uomini in nero della CIA fuori dalla porta che venissero a portarmi via in manette, perché si sentivano un paio di minutini di canzone in sottofondo mentre stavo parlando. Ma bisogna rispettare le policy di YouTube che ci ospita, e quindi noi obbediamo alle regole del padrone di casa per buona educazione. Quindi ho tagliato tutto questo pezzo, o meglio ho tagliato l'audio di tutto questo pezzo, in cui vi racconto quanto io sia stupito nel sentire suonare così bene questo amplificatorino con le valvole nuove oltre che fredde. C'è la voce di Eva Cassidy, esce fuori con una naturalezza, con una vibrazione che veramente lascia abbastanza sconcertati in condizioni normali, ma da un amplificatorino da meno di 1000 euro con le valvole appena piantate su, è addirittura sorprendente. Difatti, mentre parlo ho dovuto tagliare numerosissime pause perché mi distraevo ascoltando quello che stavo sentendo. Vi posso dire che è stato un bell'ascolto. Sarebbe stato forse poco utile farvi ascoltare come suona quest'ampli attraverso il microfono della videocamera o l'archetto, eccetera, tanto non è che riuscite a capire quanto bene suona. Per quello io, come al solito, vi invito, venite qua ad ascoltarlo, oppure dai rivenditori che lo avranno in casa. Ci sarà un'offerta per il mese di lancio per l'Alfa Lupi con un prezzo veramente veramente ottimo. È la stessa offerta che è stata fatta in Polonia nel mese di lancio, la ripeteremo qui in Italia con le stesse modalità e con gli stessi prezzi. Quindi vi consiglio di approfittarne, uno perché vi risparmiate un bel po' di soldini, due perché è un amplificatore che suona da Dio, e con i 1000 euro scarsi che costa vi comprate una porcheria transistor in alternativa al prezzo a cui lo proporrò, ma non vi comprate neanche una porcheria transistor cinese. Per cui direi vale la pena di approfittarne. Vi farò sapere modalità, tempi, e luoghi e modi. Vedremo, insomma, mailing list, sul sito, su Facebook, io spargerò la voce. Ecco, tempo di avvisare tutti gli interessati e vi manderò notizie di questa cosa. Ecco, la prova d'ascolto che ho fatto io da solo a questo punto, vedete, l'ho fatta con le Cantico CX8 monitor che ci sono alle mie spalle. Sono diffusori non esattamente generosi, sono diffusori da 92 dB, quindi andate tranquilli. Proprio volevo anche dirvi, per l'accoppiamento di questo amplificatore non fatevi particolari problemi, perché la potenza è fra molte virgolette bassa, perché i 10 watt di questo oggetto hanno una dinamica che su un amplificatore tradizionale forse riscontrate in un ampli da 50 watt, quindi fatevi quelle proporzioni. Una novantina di watt, bookshelf da pavimento, certo, se gli date un carico ragionevole e una banda passante, insomma, abbastanza generosa, beh, vi ripaga con delle emozioni bellissime. Non mettetegli il mini diffusore cesso da 83 dB, lui lo pilota, provato, lo pilota, però via, si perde tutto il bello di questo amplificatore. Non è una questione di semplice pilotaggio, bisogna proprio cercare di tirare fuori il bello e il buono, no? Quindi evitiamo di fare scempio di una macchina così ben progettata. L'ultimissima raccomandazione, non ricordo se ve l'ho già fatta nel resto del video o meno, perché vi sto registrando questa cosa a posteriori: i cavi e gli accessori, non trattatelo male. È un oggettino di una semplicità enorme, con ottima componentistica, valvole NOS già montate di serie selezionate. Mettetegli dei bei cavi, alimentatelo bene, fatelo funzionare bene e lui vi creerà della splendida musica. Va bene, a questo punto spengo l'amplificatore, quindi possiamo tornare al video canonico. Non si sente più la musica, non offenderò più YouTube. Andiamo avanti. Spegniamo questa meraviglia, mamma mia. Già mi spiace che abbia smesso di suonare, e credo che uno di questi cosi finirà nel mio ufficio direttamente senza passare dal via. Prepariamo il tavolo di dissezione e ci guardiamo dentro. Eccoci qua, cacciavite alla mano. Andiamo a scoprire cosa si cela
dietro le spoglie di questo primissimo esemplare di Alfa Lupi. Ecco qua, tolte le viti, andiamo a vedere cosa c'è sotto. Eccoci qua, guardate un po' che bellezza. Non potevamo aspettarci altro. Allora, dalle viti di fissaggio vediamo che ci sono i due trasformatori toroidali d'uscita, direi molto ben resinati a vederli così. Toroidale d'alimentazione, come al solito alimentazione induttiva, quindi la bobina di livellamento anch'essa toroidale, e poi il solito circuito stampato che porta i componenti. Vi faccio notare, ma ormai è diventato un classico, che tutti i componenti, soprattutto i condensatori di segnale, che sono i più importanti, sono tutti iFlex made in Poland, vedete? Ecco qua. In più vi faccio notare la presenza dei trimmer di regolazione, quindi vuol dire che questo apparecchio, prima di uscire dalla fabbrica, viene completamente tarato manualmente per poter avere determinate specifiche. Fatevi conto voi quale apparecchio commerciale ormai ancora subisce questo trattamento, no? Vengono assemblati e vengono già progettati in modo da non dover essere regolati. Peccato che questa cosa dal punto di vista sonico vada peggio, però questo è un dettaglio, no? Che ci sfugge spesso. Guardate come sono ridotti al minimo i cablaggi, dallo stampato direttamente ai trasformatori, i cablaggi di segnale, dai connettori d'ingresso montati su stampato, al selettore degli ingressi, poi andiamo al volume, poi andiamo direttamente agli ingressi destra e sinistra. Guardate anche la simmetria delle due sezioni destra e sinistra della scheda. Guardate anche un'altra cosa che vi voglio far notare, è la presenza di due condensatori di capacità differente nel filtro AP greco di alimentazione, cosa molto importante perché si eviterà di stressare inutilmente il raddrizzatore, il trasformatore d'alimentazione con un condensatore molto grande sul primo stadio, per poi avere una riserva di potenza sul secondo stadio con un condensatore di capacità più elevata. Altra cosa che vi faccio notare, questi condensatori sono tutti bypassati da una capacità più piccola a film metallico per migliorarne le caratteristiche, e stiamo parlando di un amplificatorino da meno di 1000 euro al pubblico, quindi insomma direi che di miracoli ne hanno fatti. Su questa placchetta di rame vediamo che sono riportate tutte le masse, anche lo chassis, quindi un cablaggio evidentemente a stella, e altro non vi riesco veramente a dire, se non veramente guardate che pulizia, guardate che bella componentistica. Alla fine dovrebbe essere chiaro, ma lo ribadiamo, l'azienda che sta dietro a Fez Audio è la Toroidi.pl, che è uno dei più grossi costruttori di trasformatori toroidali esistenti in Polonia, per cui tutta la parte di trasformatori è progettata e realizzata esclusivamente per questo modello. Non esiste nessuna parte standard, è tutto specifico e tutto custom per questa macchina. Non so che altro dirvi per farvi capire il livello qualitativo raggiunto da questi apparecchi, livello qualitativo che è raggiunto a fronte di una spesa non fuori dal comune, assolutamente, una spesa che si può comunque sostenere senza eccessive difficoltà. Cioè, un amplificatorino come questo, con un paio di bookshelf di buon livello, di buona sensibilità, vi dà un impianto che è la fine del mondo. Giusto due cavi che rispettino il tutto e fate un figurone. E andate a valvole e non a transistoracci. Con 1000 euro, oltretutto a transistor, non andate neanche lontano. Con 1000 euro, con queste valvole, avete un ascolto che vi tira sul morale. Benissimo. Io credo di avervi detto tutto, almeno tecnicamente
a grandi linee come sia il funzionamento di questa macchina. Abbiamo guardato dentro, abbiamo visto come anche questa volta i polacchi, direi ancora più del solito, siano riusciti a stupirci con la qualità costruttiva. Vi invito ad ascoltare questo apparecchio, vi farò sapere nei prossimi giorni dove sarà possibile ascoltarlo. Beh, qui da noi, senz'altro, sicuramente, è già qui, è già arrivato, il primo è il nostro, ovviamente, quindi è qui in saletta pronto. Vi farò sapere in quali altri punti vendita sarà possibile ascoltarlo e soprattutto vi comunicherò l'offerta lancio per il mese di febbraio e chi aderirà a questa offerta. Mi raccomando, se questi video vi sembrano interessanti, lo so, non sono una buona Vanna Marchi, la mia presenza in video è estremamente pacata rispetto a quella di altri e quantomeno spero di non annoiarvi troppo. In questo caso magari iscrivetevi al canale e registratevi sul sito, condividete per favore questo video in modo che lo vedano più persone possibile sappiano che è arrivato un gioiellino del genere ed è pronto, disponibile per l'ascolto. Fatevi sapere cosa ne pensate, fatevi sentire, fatevi vedere qui, fatevi vedere dai nostri rivenditori se siete più vicini in zona, e a prestissimo.